Un diamante per sempre, si dice. Certo, se non è il diamante Hope. Noto anche come Blu di Francia, è un diamante dal valore inestimabile, attualmente in possesso di un museo di Washington. Prima di arrivare lì, è stato acquistato da molti proprietari e quasi tutti loro hanno avuto dei gravi problemi o sono morti. Proprio per questo, in molti pensano che tale diamante sia maledetto. Pare che fosse stato disincastonato da una statua indiana e proprio per questo la divinità Rama Sitra si sarebbe vendicata, scagliando una maledizione sul diamante che avrebbe colpito coloro che lo avrebbero posseduto. Il mercante francese Tavernier potrebbe essere il primo possessore di quel diamante, ottenuto nel 1688. Altri dicono invece che il primo possessore fosse un bramano e che sia stato lui a disincastonare la pietra, morendo in seguito. In ogni caso, il povero mercante, una volta avuto il diamante, riuscì a fare una fortuna, ma alla fine andò comunque in bancarotta e morì durante un viaggio. Il diamante passò a Luigi XIV e in seguito a Luigi XV. Entrambi morirono in modo molto doloroso, ma c'è da dire che arrivarono all'età di 77 e 64 anni. Per l'epoca era veramente tanto, difficile quindi inserirli nella lista di coloro che sono stati maledetti. Luigi XVI e Maria Antonietta furono i proprietari successivi e ovviamente sappiamo che fine hanno fatto. Furono ghigliottinati durante la Rivoluzione francese. Il diamante passò in seguito a un gioielliere che morì di infarto non appena gli venne rubato. Secondo alcune leggende, l'autore del furto era proprio il figlio del gioielliere e lui stesso si tolse la vita non appena seppe cos'era successo al padre. Dopo l'ennesima disgrazia, un nobile inglese acquistò nel 1830 il diamante e paragonato agli altri fu sicuramente molto più fortunato. Se la cavò con la separazione dalla moglie, a causa di continui litigi che iniziarono proprio dopo aver acquistato il diamante. Il nobile decise di cederlo e così fece anche il proprietario successivo, che però si tolse la vita dopo averlo venduto. L'acquirente era questa volta un principe, che decise di regalare il diamante ad una ballerina. Lui morì linciato dai rivoluzionari russi, mentre la ballerina fu uccisa proprio dal principe. La pietra fu acquistata da un gioielliere greco, che però morì ancora prima di riceverla. Toccò quindi al sultano della Turchia, che un anno dopo l'acquisto impazzì. Nel 1912 il gioiello tornò di nuovo in Francia, nelle mani di un gioielliere, che pare non sia stato toccato dalla maledizione. Egli vendette il diamante al proprietario del Washington Post, il quale lo donò alla moglie. La famiglia di quest'ultimo avrebbe subito pesantemente gli effetti della presunta maledizione. Il figlio e la madre del proprietario morirono, così come le sue due cameriere. La vita del proprietario fu completamente rovinata, e non solo per il divorzio dalla moglie. La figlia della ex moglie del proprietario si tolse la vita, mentre la donna morì a 60 anni di polmonite. L'ultimo gioielliere che entrò in possesso del diamante decise di donarlo al museo e pare sia riuscito a scampare alla maledizione. Analizziamo adesso questo caso. C'è veramente una maledizione? Oppure è tutto falso? La storia che vi ho raccontato è conosciuta da molti, ma ci possono essere alcune variazioni. A volte noto infatti spuntare qualche nome in più fra i possessori del diamante, ma non essendoci delle prove certe, è impossibile definire con certezza chi siano stati tutti i proprietari e soprattutto se tutto ciò che si dice è successo veramente. Dal momento che non possiamo sapere con certezza quale sia la verità, proviamo a far finta che tutta la storia sia vera e che non ci siano dubbi a riguardo. Abbiamo sicuramente una serie di persone che ha subito una fine orrenda, o comunque che è rimasta seriamente danneggiata dagli eventi che si sono succeduti dopo che loro sono entrati in possesso del diamante. Possiamo innanzitutto affermare con certezza che se c'è una maledizione, essa non ha colpito tutti. Infatti, è anche possibile che esistano molti più proprietari di quelli elencati nella leggenda, ma che non siano stati nominati proprio perché non avrebbero avuto nessun tipo di problema dopo l'acquisto del diamante. Per rendere una leggenda ancora più affascinante, spesso si tende ad eliminare tutti, o quasi tutti, i casi che potrebbero contraddire la leggenda stessa. Succede spesso anche nelle famose case infestate. Si parla tanto di tutte le esperienze paranormali, ma si tende a nascondere le numerosissime testimonianze di coloro che invece non hanno avuto nessun tipo di riscontro.
Se in una leggenda, ad esempio, leggo di 10 persone che hanno avuto un'esperienza molto forte in un determinato posto, avrò un certo tipo di impatto. Se invece leggo di 10 persone su 500, l'impatto sarà sicuramente meno forte. Nel caso del diamante, non abbiamo degli eventi precisi che si ripetono. I potenziali maledetti sono stati colpiti da sfortuna. Qualcuno è morto, ma non tutti. La teoria delle coincidenze è sicuramente plausibile, anche se c'è da dire che si tratta di una bella serie di coincidenze. Per chi invece crede alla maledizione, potrà sicuramente notare che i possessori colpiti sono veramente tanti. Non si tratta di un oggetto passato in mano a solo 2 o 3 persone, dato che in tal caso la storia della coincidenza sarebbe stata sicuramente la più auspicabile. Non possiamo sapere con certezza quale sia la verità, ma in ogni caso ritengo che sia meglio per tutti che quel diamante resti lì dov'è, al museo.